Allora, tu a un certo punto non sapevi se chiederle del suo ragazzo con cui hai litigato, eccetera. Le hai detto che non ti chiedo delle tue pene d'amore, eccetera. Non so quello che, esattamente come gliel'hai messa giù, però invece è sbagliato. Invece sì, va benissimo chiederle della sua relazione, del fatto che hai litigato, eccetera. Perché vai a capire un attimo com'è la situazione, vai a capire se puoi fare breccia oppure no, se magari è una relazione che è giunta al termine. Quindi è una cosa assolutamente sbagliata. Vai a vedere su YouTube, non so se è ricollegato, quando ho fatto la diretta in cui è uscito il livello avanzato del videocorso, in cui ho fatto vedere uno dei miei video filmati a telecamera nascosta. Adesso non mi ricordo quella data, quando era, però lo puoi cercare su YouTube. E ho fatto vedere il video di un instant date mio con una ragazza fidanzata alla quale ho fatto tirare fuori tutte le cose negative della sua relazione. Gliel'ho fatte dire a lei. Quindi quella è una cosa ottima da fare per capire se puoi far breccia oppure no. Quindi, oppure una volta mi ricordo una che l'avevo approcciata, mi ha detto che stava andando a incontrare il suo fidanzato, però mi aveva detto che tanto aveva già intenzione di lasciarlo, solo che non riusciva a trovare il momento, eccetera. Cioè, quindi va benissimo farla parlare e chiedere di queste cose, perché magari saltano fuori queste cose qua e dici ok, perfetto, cioè, posso andare avanti. Quindi, infatti, poi lei ti ha detto che invece era meglio, ti ha detto che era meglio parlarne con sconosciuti. Quindi va benissimo, chiedile queste cose. Non, è semplicemente una credenza falsa che hai del fatto che magari stai andando a parlare di argomenti inappropriati, stai andando a farti i cazzi suoi. Sono tutte credenze false, quindi toglitele prima possibile.